mi sono trasferito al centro di Milano insieme alla mia ragazza Rosalba. Jingle bell, 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 bell. Oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, non so se avete visto il video di ieri, però sì, ce ne siamo andati dalla vlog house, ce ne siamo andati dalla casa dove abbiamo vissuto per questi mesi. E adesso sì, sto in un hotel perché mi trasferisco in un hotel tipo Zack e Cody al Grand Hotel. No, a parte scherzi, allora, sto qui con King. Andiamo a vedere, venite, perché King sta mangiando. Allora, ecco qui King, non lo disturbiamo. Ciao King, stai mangiando? Perfetto, tanto King sta pranzando e vorrei andare anche io a pranzare. Infatti adesso andrò subito da mangiare perché sto morendo di fame, è l'una precisa. Dobbiamo aspettare Rosalba perché Rosalba arriva verso le 4, 4 e mezza. E questo vlog infatti è io che ufficialmente vi dico che mi sono trasferito al centro di Milano insieme alla mia ragazza Rosalba e ovviamente insieme a King, che non lo prendo perché sta mangiando, se no mi si mangia a me. Il problema è che oggi sto registrando questo video, è il 1° dicembre. Voi ovviamente lo vedrete più avanti perché mi sto pre-registrando i video, perché ogni giorno alle 14.45 nuovo video sul canale, visto che stiamo uscendo i Sespmas. Sarebbe ogni giorno dal 1° dicembre al 25 dicembre un video al giorno sul canale. E se ve li siete persi scorsi, lascio in descrizione la playlist, mi raccomando, playlist completa dove stanno tutti i Sespmas, non ve li perdete. Comunque stavo dicendo che oggi è il 1° dicembre e io nella casa vlog house, quella dove stavamo insieme a Valerio, Alessandro e Rosalba, avevamo diciamo il contratto fino al 30, comunque ho spiegato tutte le cose ieri, mentre dalla casa nuova posso entrarci il 2, quindi devo stare un giorno senza casa. E per questo ho preso questo hotel, visto che è lo stesso hotel dove in questo momento si ci trova Lea e lui. Non so se la conoscete, comunque lei è una muser, ma proprio un influencer in generale. E praticamente sto qui visto che oggi pomeriggio mi hanno anche invitato al suo evento che farà qui vicino, e poi stasera ceneremo tutti insieme. Allora ho detto vabbè, sto senza casa, prendo un hotel qui vicino, ovviamente insieme a Rosalba, almeno staremo tutti insieme, poi ci saranno anche altri influencer. Comunque a parte questo che non mi interessa, oggi sì, vi dirò ufficialmente che andrò a vivere con Rosalba. Molti ovviamente ci potranno rimanere male, non lo so, io non so che dire, spero che ve la prendiate a bene. E anzi, volevo farvi vedere un paio di cose. Allora, per il trasloco ho portato tutte le valigie qui, però non sono queste tutte le valigie, ci stanno altri sacchi. Aspettate, vi mando il video che ho registrato prima. Si sono un po' arrabbiate. Non sono molto contenti di fare il loro lavoro. Trasloco per Sespo in hotel. Meglio che Zack e Cody. Perfetto, come potete ben vedere, diciamo ci sono tanti sacchi, perché ovviamente nella casa ci stavano anche dei vestiti che io, Valerio, Alessandro non mettevamo, oppure erano anche un po' rovinati, e diciamo erano dei vestiti da buttare, o ci stanno troppo piccoli o non ci piacevano. E io invece di buttarli ho preso e ho fatto dei sacchi, e ho riempito più di 2 sacchi, se non 3, di tutti i vestiti, perché così me li porterò nella nuova casa, poi piano piano li prenderò e li porterò tutti alla Caritas. Se non sapete cos'è la Caritas, in poche parole, dove io porto vestiti, oggetti lì, che poi li mandano ai bambini più bisognosi. Quindi dai, mi raccomando, fate anche voi beneficenza quando potete. Ovviamente non è che vi dico tutti i giorni beneficenza, perché neanche io lo faccio, però quando posso si fa sempre beneficenza, quindi mi raccomando fatelo. Infatti appena sono arrivato nella hall dell'hotel con tutte queste valigie, mi hanno subito guardato male, però ehi, voglio fare un po' di beneficenza, quindi dai. Comunque a parte questo, io adesso sto morendo di fame, quindi andiamo a mangiare, perché sennò veramente svengo. Ok ragazzuoli, sono andato a pranzo, sono andato anche all'evento di Lea, diciamo che sono stato un po' là, e sono stanchissimo perché basta raga. E da stamattina sto in giro perché stamattina alle 9 di mattina ho praticamente lasciato casa. Facciamo 9 e mezza, sono andato via di casa per fare tutto il traslogo, e adesso sono le 7 e mezza, sto ancora in giro, ho 1 ora e mezza per riposarmi, perché fra 1 ora e mezza dovrò stare alla Rinascente. Non so, per chi fosse di Milano può magari saperlo, ma non so se conoscete cos'è la Rinascente. Sicuramente attaccata al Duomo, andremo tutti a cena lì, ci saranno anche altri influencer, tra cui ci sarà Ross. Vieni qua Ross. È tipo 3 giorni che non ci vediamo. E niente, cosa annunciamo in questo video? Dillo Ross. Cosa annunciamo in questo video? Cosa annunciamo in questo video? La nostra nuova casa, che non è questo sì! hotel. Perché domani, finalmente domani. E anzi, già ve lo dico, non so se domani già vedrete l'house tour, però facciamo dopo domani, lo vedrete io, sul canale. Io farò l'house tour. No, no, lo farò io, no. Però non so se lo vedrete domani o dopodomani, perché dobbiamo allestirla per bene la casa, e quindi ci vuole un pochetto per sistemare tutto. Quindi magari domani faremo un altro video, tempo di sistemare per bene la casa. E Ross, sei contenta? Tantissimo.
Ecco. Perché la casa vi è tolto. Ross, diciamo dove abitiamo così tutti possono venire sotto casa? No, Ross. A Milano. In realtà non stiamo a Milano, ma siamo tornati a Roma. Però noi facciamo finta di stare a Milano. No, a parte scherzi. Siamo a Milano. Magari pure se scoprite qual è casa nostra, perché può essere la scoprite. Sicuramente qualcuno scoprirà, una voce dirà l'altra, sarà un po' di gente. Però per favore non venite a citofonarci a casa. Non venite quando noi magari stiamo dormendo, cose così. Però vabbè, questo manco ve lo devo dire perché penso lo sappiate. Però ve lo dico in sicurezza perché nella vecchia casa vi hanno scoperto dove abitavamo e gente veniva sotto casa a citofonarci. E diciamo che sono successe cose abbastanza strane, però non ve le sto dicendo adesso. Io adesso voglio solo riposarmi, quindi buonanotte. Non so se continueremo a registrare qualcosa, ma io chi vorrei sono? Una bella. Quindi allora escludiamo Rosalba. Vabbè, comunque stavo dicendo, non so, io vorrei fare anche delle clip all'esterno, solo che non ce la faccio adesso a uscire. Però magari il vlog continuerà, finiremo domani mattina proprio quando arriveremo in casa. Adesso ci prepariamo per andare a cena e magari, che ne sapete, posso anche registrare mentre sto a cena, non lo so. Allora, beh, mentre aspettiamo, dobbiamo rilassarci visto che oggi è stata una giornata abbastanza stressante. Il trasloco ci ha fatto male. Yoga! Aspetta, devo fare la pressa. Ci metto la pressa? Ferma, sto facendo la pressa. Cado. No, stavo a fare la pressa. Comunque stavo dicendo, il vlog lo finiremo domani mattina, penso. Però vorrei vloggare anche stasera a cena. E allora, rispondete al sondaggio. Adesso Rosalba deve andare a prendere le sue scarpe. Avete presente? Vai, le tu, buste giganti. L'hanno lasciate giù di sotto. Che faccio? Vado a prenderle io le buste giganti per prendere le scarpe a Rosalba. Ci deve andare lei. Allora, secondo me dovresti andare tu perché io sono stanca. Ho fatto un viaggio lunghissimo e il treno ha fatto 40 minuti di ritardo. Io dormo, buonanotte, vai Ross. Dai, ti prego, tu sei dove stato? Ti prego, per favore. Dai, comunque ragazzi, adesso ci vedremo direttamente a cena. Perfetto, stiamo qui cenando. È un disco, stiamo prendendo un bel disco. E buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito. Yeah. Ragazzuoli, siamo usciti dall'hotel. Ok, ieri sera non ho vloggato per niente lì alla cena. Ho fatto solo la clip dove mangiavamo la pizza, oppure il disco come chiamava Rosalba. È bruttissima. Vabbè, a parte questo, perché stavamo a Milano, perché a Milano fanno la pizza alcuni giorni, quindi era bruttissimo. Vabbè, comunque a parte questo, non ho vloggato perché sinceramente era una cena dove stavamo tutti insieme, non mi andava di registrare. Noi adesso siamo usciti dall'hotel. Intanto King sta trovando qualche posto dove fare i suoi bisogni, oltre che finalmente sotto il mio letto, perché i bisogni fa sempre lì. Comunque a parte questo, adesso noi ci facciamo un giro. Io volevo andare a mangiare, visto che è mezzogiorno e mezzo, voglio andare al sushi. Quindi andiamo al sushi, oppure ci andiamo a fare un giro al Duomo, un po' di shopping per casa nuova, perché penso che prima andiamo a mangiare, poi facciamo shopping per casa nuova e poi andiamo a casa. E volevo dirvi, scusate se si vede magari la differenza di qualità, però ieri ho registrato con la videocamera che adesso sta dentro la valigia, e come potete ben vedere noi stiamo senza valigia perché avevamo così tante cose che abbiamo detto a quelli dell'hotel: scusate, non possiamo portarci tutto perché la casa ce la danno verso le 4, 4 e mezza, e quindi possiamo lasciarvi qualcosa. Allora hanno detto sì, abbiamo lasciato praticamente tutto, e quindi sto solo col telefono senza telecamera. Quindi il resto del vlog magari lo vedrete così. Però già ve lo dico, oggi non vi farò vedere casa perché la vedrete domani con un nuovo vlog. E vabbè, adesso, ecco, mi sono meritato un po' di sushi. Andiamo a mangiare? Va bene, andiamo. Ah, sushi. Perfetto. Quindi adesso andremo a mangiare, poi andremo a comprare qualcosa per la casa. A proposito di sushi, lo sai che io non mangio con il pesce? A Roma sono andata con la vicina di sushi. E l'hai mangiato? No. E c'era il mango. Ok, sai cos'è il mango? Sì, è un frutto. No, dovevi dire no, mi faccio mango io. A parte questo, adesso andremo al sushi. Come avevo detto, dovevamo andare al sushi, però lei, sapete, è vegetariana, quindi andiamo all'Old. Yeah, perché lei è vegetariana. Al sushi ci andremo stasera. Ragazzuoli, noi comunque stiamo tornando nell'hotel. Alla fine siamo andati a mangiare, poi siamo fatti un giro al Duomo e alla fine non abbiamo comprato niente. Adesso stiamo tornando all'hotel perché poi porteremo tutte le valigie, sono tantissime, tutti i sacchi, nella nostra nuova casa, che abbiamo l'appuntamento tra una quarantina di minuti. Quindi andiamo a prendere tutto, poi andiamo a casa e ci vedremo direttamente lì. Però non vi farò vedere casa, però magari vi lascerò qualche piccolo spoiler per tutti voi che siete arrivati fino alla fine. Adesso ci vedremo direttamente a casa. Comunque ragazzuoli, noi siamo arrivati in casa. Allora, non ve la farò vedere dentro, sto un attimo fuori perché sì, c'è tipo un terrazzino in casa. Sto un attimo qui nel terrazzino e diciamo che siamo arrivati da circa 3 orette, diciamo dai 2 e mezza, quasi 3 ore, e stiamo un po' sistemando tutto dentro. Ovviamente adesso sono le 7:40 di sera e io devo andare comunque a comprare delle cose perché stiamo sistemando. Però vorremmo che la casa sia anche un po' più carina esteticamente, così come io la sto vedendo è un po' vuota, quindi dobbiamo aggiungere delle cose. Abbiamo già qualcosa da mangiare, però
Allora io adesso andrò al Carrefour e andrò a prendere qualcosa, sia magari da mangiare, qualcosa per King, per il cane, e poi magari qualcosa bello esteticamente. Cioè oggi siamo andati a fare la spesa, abbiamo visitato svariati negozi, però non abbiamo preso niente, e ovviamente non penso che prenderemo neanche da Carrefour. Penso che adesso stasera ci metteremo online e ordineremo qualcosa. Però anche se la casa non è completa, ve la farò vedere. Ma non ve la farò vedere oggi, perché ve la farò vedere domani alle 14.45, perché ogni giorno alle 14.45 un nuovo Sespmas, cioè un nuovo video sul canale dal 1 dicembre fino al 25 dicembre. E se vi siete persi gli scorsi, link in descrizione della playlist completa di tutti i Sespmas 2018. Non ve li perdete, andate a vedere tutti i vlog. Diciamo che vi aggiornerò per bene questa bella playlist, dove all'interno saranno tutti i video, quindi mi raccomando, non ve ne perdete nessuno e vedeteveli tutti. Adesso fa un po' freddo, quindi rientrerò dentro, metterò la giacca e andremo al Carrefour. Cioè andrò io con tutti voi, perché registrerò, visto che Rosalba finisce un po' di sistemare. E la casa io la sto vedendo da qui, ve la vorrei mostrare, però non posso, perché la vedrete direttamente domani. Quindi adesso io rientro e niente, andiamo al Carrefour e prendiamo qualcosa. Siamo arrivati, io intanto sto come sempre con le AirPods, sto ascoltando un po' di musica. Adesso dobbiamo trovare cose da prendere. Allora Rosalba mi ha detto: prendi delle sottilette, prendi il pomodoro, prendi delle cose così. Io mo mi metterò a cercare, speriamo bene. Non lo so, è la prima volta che vengo qua, quindi devo ancora abituarmi. Cioè non so praticamente niente delle cose che ci sono. Ecco qui, spesa fatta, adesso si torna a casa. Meno male, c'ho una fame assurda. Torniamo a casa, poi dobbiamo finire di sistemare tutta la casa. Sicuramente finiremo verso le 2-3 di notte. Adesso comunque continuo a sentire la musica e l'altro la farò appena arrivo a casa. Magari mi sdraierò un attimo sul letto 5 minuti, perché veramente sono stanchissimo. Sto in giro praticamente da 2-3 giorni. Sono andato in hotel, poi ho fatto una serata, perché siamo andati tutti a cena fuori alla Rinascente. Poi stamattina ho fatto il check out dell'hotel. Sono stato tutto il tempo in giro. Veramente sono stanchissimo, vorrei solo dormire. Infatti non vedo l'ora di cenare, poi sdraiarmi sul letto e riposarmi. Quindi adesso tornerò a casa, mi sdraierò un pochetto, finirò il video, poi finalmente mi riposerò. Ci vediamo direttamente a casa. Eccomi qua ragazzuoli, sto nel salone di casa. Ovviamente non ve lo posso far vedere, sto qui nel mio bel divano. E anzi, questo è già uno spoiler, guardate, questo è il mio divano, che comunque vedrete domani alle 14.45 sul canale, ma non vedrete oggi. Pure se potrei farvi tipo spoiler, 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 però no, non vi faccio spoiler, anzi questo qui che avete visto è il lato king, dove ci sta la cuccia del cane. Però tanto sicuramente non starà mai lì, ma starà sempre sotto il letto a piangere, dicendo: per favore, voglio giocare con voi, non dormite. Vabbè, a parte questo, guardate, sono raffreddato, guardate il naso che è tutto rosso perché me lo sto soffiando da tipo 3 giorni. Quindi ufficialmente sì, mi sono trasferito da solo con la mia ragazza. Comunque volevo chiudere il video proprio facendo questo discorso. So che molti scopriranno dove abito, perché penso di starci un bel po' qui. Se lo scoprite, per favore non mettetevi sempre fuori dalla porta, oppure provate a citofonarmi e entrarmi in casa. Se mi vedete in giro a Milano va bene, se mi vedete in giro da qualsiasi parte potete chiedermi la foto, tranquilli, sono super disponibile. Però per favore, questa è l'unica cosa che vi chiedo quando sto a casa, per favore non venite a disturbarmi. Spero che abbiate capito un po' il messaggio che volevo inviarvi. Comunque, a parte questo, io vorrei tanto farvi vedere casa, solo che, ehi guarda, vi do dai qualche piccolo spoiler, ma vedrete tutto domani alle 14.45. Non vi perdete il vlog. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Iscrivetevi per unirvi alla Sespmas Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci cuccioli. Fuori il cielo già nero, esco a fare il dinero. Entro il posto e già...